corsa questa mattina abbiamo visto queste immagini di Marte come non lo avevamo mai visto. Il lavoro per arrivare a questa immagine è stato lungo e laborioso, però è stata anche una sfida che l'Agenzia Spaziale Italiana insieme all'INAF hanno accettato e hanno vinto. Beh, se dobbiamo dare una misura del successo da parte dei risultati, sicuramente sì, ma soprattutto stiamo dimostrando che c'è una capacità italiana unica in Europa, perché anche la missione IRISE americana non ha le performance, prima di tutto, dello strumento che ha CASSIS europeo, ma soprattutto il lavoro poi di ricostruire delle immagini con un software che permette di creare la terza dimensione è un lavoro unico, e infatti siamo da questo punto di vista abbastanza invidiati in questo momento. Qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è sicuramente a corto termine è la missione ExoMars 2020. E come appunto è stato detto stamattina, è una missione scientificamente molto ambiziosa. L'Europa porterà per la prima volta un rover carico di strumenti, ma soprattutto un penetratore, un driller che scaverà a 2 metri di profondità, prenderà campioni che verranno analizzati in situ dagli strumenti a bordo del rover. Questa è una missione che ci mette sicuramente a livello delle missioni americane, non solo, ma diciamo la carta vincente che avrà l'Europa probabilmente rispetto alle missioni americane è che noi abbiamo il TGO che sta orbitando intorno a Marte con questa camera eccezionale che è CASSIS, che lavorerà contemporaneamente al funzionamento del rover, e abbiamo anche l'altro strumento europeo fondamentale che è NOMAD, che analizzerà l'atmosfera alla ricerca del metano, che è un altro degli argomenti di studio per la conoscenza di Marte. Allora, immagino sia stato un percorso lungo quello che ha portato alle foto che abbiamo visto, alle immagini che abbiamo visto oggi. Ce lo può raccontare in breve? Beh, diciamo, lo strumento CASSIS è nato in modo un po' strano, perché inizialmente doveva essere responsabilità della NASA, nel 2010 almeno. 2 anni dopo la NASA decide che non è più interessata a supportare ExoMars e quindi dovevamo in Europa realizzare questa camera. Il responsabile Nick Thomas cercava un aiuto e noi siamo subentrati. E la cosa interessante, che cosa abbiamo fornito noi a CASSIS? Il rivelatore. Ma il rivelatore noi ce l'avevamo già in casa, perché è, diciamo, lo spare, cioè la coppia di riserva di quello che noi utilizziamo per Symbiosis, lo strumento a bordo della missione Betty Colombo. Quindi l'esperienza che abbiamo acquisito noi in Italia, nell'industria italiana e all'INAF, nel utilizzare, nel realizzare questo rivelatore, è stata importantissima per CASSIS, perché in poco tempo abbiamo deciso: sì, prendiamo questo detector, questo rivelatore che abbiamo qui, e lo portiamo in Svizzera e lo inseriamo all'interno di CASSIS. Ma questo significa che abbiamo introdotto il nostro sistema di acquisizione stereo, che l'abbiamo messo a punto per la camera, stereocamera che sarà a bordo di Betty Colombo. Quindi anche lì abbiamo importato, diciamo, un'esperienza che avevamo già cominciato ad avere per un'altra missione, l'abbiamo portata su Marte. Betty Colombo arriverà su Mercurio in futuro, ma noi adesso invece vediamo subito i risultati della stereocamera, la bontà, la qualità del rivelatore e la nostra esperienza nel generare le immagini tridimensionali. Questa mattina abbiamo sentito come Marte sia complesso da un punto di vista di osservazione, anche per le polveri che sono in grandi quantità e per i venti che fanno alzare queste polveri. Questo, dal vostro osservatorio, è stata una difficoltà da dover superare? Diciamo che quando ci sono queste tempeste polverose noi dall'alto non vediamo niente, ed d'altronde è come un aereo che viaggia sopra le nuvole. Noi vediamo le nuvole, ma sotto non possiamo vedere niente, e quindi anche noi con CASSIS ci siamo fermati, abbiamo dovuto spegnere il nostro strumento in attesa che si diradi questa polvere e ci consenta di osservare di nuovo la superficie.
Gli americani si sono un po' mangiati le mani, perché oltre a farvi complimenti ovviamente per il lavoro che avete fatto. Ma diciamo che c'è un lavoro di importante collaborazione scientifica e tecnica. Indubbiamente, come accennavo prima, il team della NASA, che è responsabile di questo grande telescopio a bordo di una missione della NASA che da più di 10 anni sta orbitando, era sbalordito nel vedere le immagini ottenute da Cassis. Certo, con una risoluzione spaziale peggiore del loro strumento, ma con i colori che loro non hanno. E soprattutto la possibilità di avere tante immagini tridimensionali che loro hanno fatto e fanno una grande fatica generale ad ottenere. E quindi questo è sicuramente, diciamo, la sorpresa e l'entusiasmo anche da parte degli americani, e direi più che altro l'entusiasmo nel poter lavorare insieme su questi splendidi dati. Qual è l'obiettivo futuro, il prossimo obiettivo? Beh, chiaramente adesso noi quello che vogliamo fare, che cosa? Noi, Cassis è uno dei 4 strumenti a bordo dell'ExoMars TGO. Gli altri strumenti, gli altri 2 spettrografi, andranno a cercare le tracce di metano, che è uno degli obiettivi principali, e altri gas che possono avere una natura biologica. Però lo spettrometro individua le tracce di questo gas, ma non sa da dove provengono. Quindi una volta che lo spettrografo ci dice qui, più o meno in questa zona, abbiamo misurato del metano, allora noi con Cassis andremo con l'immagine a osservare, e con l'immagine tridimensionale cercheremo di capire qual è la sorgente di metano, perché da lì proviene del metano. Quindi è importante sì riconoscere e misurare il metano nell'atmosfera, ma è importante capire da dove viene e perché viene proprio da quella regione. Quindi questa è una sinergia che c'è fra gli strumenti a bordo della missione.